Si chiama Tributo Italiano ed è la nuova versione al top di gamma di Giulia, di Tonale, ma anche di Stelvio, che vi presento qui oggi su automobile.it. Ma prima di parlare di qualunque cosa, cliccate sulla campanellina e iscrivetevi al canale di automobile.it. Tin! Sono tanti gli aggiornamenti, tanti! Sono parecchi gli aggiornamenti che i tecnici e gli stilisti Alfa Romeo hanno apportato a queste nuove versioni Tributo Italiano. In realtà vanno a prendere tutto quello che di buono abbiamo già visto anche su altre varianti, ma esattamente come è stato fatto anche sulla versione competizione, vengono introdotti dei dettagli che vanno a perfezionare il design, ma soprattutto vanno a renderlo un pochino più prezioso. Parliamo della calandra in tinta brunita, parliamo del tetto nero, parliamo della bandierina sugli specchietti, parliamo anche dei codolini passaruota che adesso sono in tinta carrozzeria, esattamente come le minigonne che vedete lì belle ciccione sotto alle porte. Però quello che fa la differenza, secondo me, da un punto di vista dinamico, e qui siamo in casa Alfa Romeo, bisogna sempre parlare di dinamicità, non è tanto la dotazione motoristica, perché c'è il 160 cavalli a trazione posteriore, 210 cavalli a trazione integrale, parlo di diesel, c'è il 280 benzina, ma ci sono anche le sospensioni a controllo elettronico, e queste sono una grandissima figata, ricordano un po' quelle della Giulia quadrifoglio, ma non sono più presenti nelle varianti veloce, quindi quelle sotto a Tributo Italiano, ma le ritrovate qui assieme a tutti questi elementi estetici che ovviamente vanno a personalizzare questa mitica Stelvio. Una vettura a mio parere piacevolissima, poi con l'introduzione del Model Year 2023 si sono visti i nuovi gruppi ottici full LED, si sono viste tutte quelle tecnologie che vanno a migliorare il prodotto e vanno a renderlo attuale, e questo consente a questa macchina, perché no, di essere una valida alternativa a tutte quelle tedesche che magari hanno qualcosina in più in termini di tecnologia, ma non sono così belle da guidare. Però prima di scendere su strada vi faccio vedere come è fatta dentro. 525 litri il bagagliaio, si apre con l'apertura elettroattuata, frazionamento 40-20-40, subwoofer qui nella parte sinistra, un po' di spazio qui sotto, eccolo qui, e poi ovviamente anche la tendina per coprire il vostro bagagliaio dagli occhi indiscreti che guardano dentro da fuori. Macchina che anche qui gode degli aggiornamenti estetici per quanto riguarda la parte bassa, l'estrattore dell'aria brunito, ma anche il contorno dello scarico. Allo stesso tempo, oltre ai cerchi da 21, anche questi bruniti, oltre alla cornice, la vedete resa scura proprio per avere questo pacchetto di perfezionamenti estetici. Si sono modificati anche gli interni, certo la plancia rimane assolutamente identica nello stile. Avvio il motore così vi faccio vedere anche cosa si è aggiornato. Chiaramente touchscreen per quanto riguarda la parte centrale, display annegato all'interno di questo cristallo difficilissimo da costruire da un punto di vista industriale, giuro, è una delle parti più costose di questo interno, ma appunto rifinitura anche qui, pelle nera con cucitura a contrasto, pelle scura con cucitura a contrasto, e poi materiali molto piacevoli al tatto laddove si mettono le mani, un po' più di croccantezza nelle parti laterali, ma quello che ci interessa è come si è evoluto l'aspetto tecnologico anche per quanto riguarda la strumentazione, dove trova posto questo elemento che si installa all'interno del classico doppio cannellone di Alfa Romeo, ma con una soluzione estetica che va a modificarsi esattamente come proposto su Tonale, con ispirazioni anche al passato come in questo caso. Una vettura sicuramente molto speciale, con il suo bel cambio ZF, non c'è la versione manuale neanche nella variante da 160 cavalli, e soprattutto con questo variatore di dinamica di guida, lo possiamo anche chiamare così, DNA, all'interno del quale è possibile andare a scegliere la tipologia di lavoro delle sospensioni tra una modalità soft e una un pochino più hard, nella sola modalità di guida Dynamic, che però trasforma realmente quello che è questo prodotto in una arma molto affilata o in un oggetto molto più comodo. Mi piace la separazione dei ruoli per quanto riguarda la parte del multimedia e la parte invece di climatizzazione. Alcuni elementi possono essere gestiti anche all'interno del sistema multimediale, ma in realtà quello che è piacevole è il fatto proprio di andare a separare i ruoli, alla stregua di quello che fa anche la manopola del volume e chiaramente anche dell'impostazione del canale della radio o della canzone che preferite. Leve in alluminio, anche queste di ispirazione quadrifoglio, per la selezione manuale delle marce, chiaramente in modalità sequenziale.
sistemi di aiuto alla guida di livello 2 che in realtà sono opzionali per averli completi, 1500 euro per avere il pacchetto completo, traffic jam, tutto quello che è, però diciamo che il livello base del livello 2 lo si ritrova comunque già di serie all'interno di questo oggetto, che non è male nemmeno per quanto riguarda la parte di seduta, perché anche dietro, grazie ad un passo relativamente lungo, comunque molto ben bilanciato per le doti di guida della vettura, ovviamente riesco a trovare posto anch'io, che sono alto 1,90 m, lo vedete, eccolo qui, trovo posto tranquillamente con le mie gambe, e ovviamente trovo posto anche una parte centrale ben assistita dalle doppie bocchette dell'aria e anche dalle porticine USB. Mi spiace solamente per la presenza del tunnel centrale, che porta via un po' di spazio, ma è esattamente l'elemento che consente di trasferire la coppia dietro, ed è quello fondamentale poi per assicurare a questa macchina quelle doti di guida che solo lei è in grado di offrire. Dai, scendiamo su strada, andiamo a vedere come va e poi tiriamo le somme anche sul prezzo. Andiamo. Scendiamo su strada dunque con la nostra Stelvio Tributo Italiano, una macchina che è precisissima di sterzo, precisa di telaio, delle sospensioni straordinarie, e con questo motore 2002 turbo diesel sa davvero il fatto suo per quanto riguarda le caratteristiche di erogazione. C'è una coppia straordinaria già a partire da regimi molto bassi, per un picco di 470 newton per metro, una bomba, veramente un motore micidiale, ma allo stesso tempo ci sono 210 cavalli che consentono a questo oggetto di avere dei dati di accelerazione notevolissimi, e allo stesso tempo anche la capacità di assicurare divertimento, che è tipica dei prodotti basati sulla piattaforma Giorgio. Certo, di fronte alla Stelvio Quadrifoglio, oltre ad abbassare il cappello, bisogna anche ammettere che ci si diverte di più, perché la macchina va fortissimo e tutta questa dinamica, tutto questo telaio, tutte queste sospensioni vengono realmente sfruttate all'estremo. Ma già con 200-210 cavalli queste vetture sono in grado di tirar fuori le unghie, far divertire e direi appunto anche assicurare quel quid prestazionale che ci si aspetta da una Alfa Romeo. Detto questo però, il Tributo Italiano introduce alcuni accorgimenti che riguardano le sospensioni, che prima c'erano sulla Veloce, adesso non si trovano più sulla Veloce, si trovano solamente qui sulla Tributo Italiano. Sospensioni a controllo elettronico che vanno a disegnare quello che è il profilo di lavoro delle sospensioni della Stelvio, e questo consente a questa macchina di essere bella reattiva in dynamic di accelerazione, anzi di acceleratore di motore, ma con delle sospensioni che possono essere o morbide sulla base magari di una strada un pochino sconnessa, o un pochino più rigide nel momento in cui invece serve andare ad avere un pochino più di precisione di guida, grazie anche alle caratteristiche del terreno che magari sono un pochino più pianeggianti. E tutto questo permette a questa macchina di essere piacevolissima da guidare, alla stregua poi di tutti quelli che sono gli accorgimenti estetici, i profili ADAS che possono essere portati al massimo livello, tra cui anche il traffic jam e tanti altri elementi che consentono poi a queste macchine di essere comode anche laddove è stupido guidare, mettiamola così, e anche efficaci, perché tra l'altro i sistemi di aiuto alla guida, anche perché i sistemi di aiuto alla guida di Alfa Romeo sono perfettamente tarati, sono poco invasivi e sono molto piacevoli da utilizzare, soprattutto quando ci sono da fare cose noiose come accelerare e frenare nel traffico. Un oggetto che amo, un oggetto che ho sempre amato e che continuerò ad amare, e che, se posso darvi un consiglio, soprattutto in questa nuova variante Tributo Italiano, beh, io un pensiero ce lo farei, adesso vi spiego. Circa 53.000 euro il prezzo di listino della Stelvio base, ma se volete questa Tributo Italiano bisogna salire a poco meno di 65. Ci sono un pacco di accessori, quindi è chiaro che poi bisogna quantificare anche in termini di accessoristica quella che è la differenza tra la versione base e quella invece appunto Tributo Italiano, ma va anche detto che così l'arricchimento complessivo di questo oggetto è un motivo in più per andare a scegliere una macchina che tra qualche anno, secondo me, non sarà più fatta in questo modo, e questo purtroppo è veramente il momento giusto per acquistare questo oggetto, che ha delle caratteristiche straordinarie, di una macchina davvero molto speciale. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare qui sotto. Vi voglio la passione per l'auto, full gas sempre, e mi raccomando, iscrivetevi al canale di automobile.it perché abbiamo tanti altri video da farvi vedere. Ciao!